Come sono i cuccioli di tartaruga marina? I cuccioli di tartaruga marina non sono più grandi di 5 centimetri e sono scuri perché loro nascono sulla spiaggia, vi ricordate? Quindi devono essere mimetici, non devono essere riconosciuti di notte quando sbucano dalla sabbia. Se vi state chiedendo quanto tempo ci mettono a sbucare dalla sabbia, beh, vi dirò, almeno ci vogliono 45 giorni affinché dall'uovo esca una piccola tartaruga. Allora, bambini, prima di sbucare dalla sabbia, i cuccioli di tartaruga marina fanno due cose. Allora, la prima è quella che devono stiracchiarsi per bene, perché il loro carapace deve distendersi. E un'altra cosa, non la dimenticate, vi raccomando, devono finire di mangiare tutto il tuorlo che era con loro nell'uovo. Il tuorlo è una pappa piena di energia che permetterà loro di nuotare velocissimamente nel mare una volta che hanno lasciato la sabbia. Ma vi starete chiedendo, mamma tartaruga li aspetta i piccoli in mare? No, no. Perché i rettili marini sono già autosufficienti, così ha voluto Madre Natura, a differenza di noi mammiferi che abbiamo bisogno delle cure di tutti i parenti quando siamo cuccioli. E ora che vi sveli l'ultimo segreto. Io so che qualcuno si starà chiedendo, ma i maschi di tartaruga marina adulti tornano sulla spiaggia? Eh? No, no, loro non tornano. A tornare in spiaggia per deporre le uova sono solo le femmine. I maschi aspettano in mare.